Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo minigame. Oggi siamo su Lucky Island, su i Cubecraft. E in teoria è come più o meno uno Skywars, Lucky Skywars in questo caso. E dovremmo tipo fare in modo di riuscire a vincere, raccogliendo ovviamente tutti i Lucky Block che troveremo in giro per la mappa, almeno per la nostra isola. Ci sono vari tipi di Lucky Block, molti sono potenti, molti invece sono abbastanza odiosi, tipo quelli che fanno cadere e creano buchi enormi nell'atmosfera. Ma noi bisogna fare il nostro meglio per poter fare dei buoni blocchi e fare tipo almeno le prime kill. Ora ho un po' di roba da dover recuperare prima di tutto, perché sennò non posso andare avanti. Ovviamente uno dei problemi di questo server è che lagga già un po' troppo in realtà rispetto a normali server. Tipo, vedete, devo spaccare i blocchi qualche volta, due volte. Ed è non è una bella cosa, sinceramente. Quindi, brutta roba. Comunque, cerchiamo di farci il nostro meglio, almeno tipo un po' di roba, giusto per iniziare. Quindi, che ne so, una spada per il momento, per insomma tenerci fermi e utili almeno al momento. Ok, e poi sti cavoli del resto, andiamo a trovare gli altri Lucky Block, perché lì dentro Lucky Block può capitare di trovare anche una bellissima spada. Ah, merda, che è stato spararmi? Che diamine. Ok, possiamo trovare anche qualcos'altro, tipo, che ne so, la spada in diamante per esempio, cose del genere. Stiamo andando verso il centro, perché il centro ovviamente è il posto migliore per poter recuperare oggetti, come potete immaginare. E bisogna fare molta attenzione a non morire, perché la gente ti verrà a prendere quando meglio vuole. Ok, oh, meno male che mi sono andato più in alto, ragazzi, rispetto a lui. Ne facciamo un altro. Eccoci qua nella seconda partita. Speriamo di vincere in qualche modo, anche perché l'ultimo in effetti è stato un po' Potevamo farcela solamente se, tipo, magari facciamo attenzione anche al fatto che qualcuno c'aveva un piccone tipo questo qua. Si trova abbastanza, non facilmente. Invece no, questo tipo l'ho trovato subito. Vediamo un po' questo, non so cos'è. Ah, mi ha droppato, ah, la TNT Wand, ok. Quindi abbiamo recuperato un po' di oggettini qua vicino. Abbiamo preso principalmente un piccone, che può essere utile, ottimo. E soprattutto un'ascia, perché anche quella non è per niente male. E direi di andare subito lì, perché ci sono un sacco di blocchi, ragazzi, in quella zona. Ottimo. E sicuramente troveremo qualcosa che fa a nostro comodo. Vediamo un po' se ce la facciamo in qualche modo. Vorrei crearmi anche una via di fuga, perché non si sa mai cosa potrebbe uscire. Vediamo un po' qua. The Villager, ok, niente male. Non so se esploderanno, però in genere non lo fanno, quindi buono. Allora, vediamo un po' qui sotto cosa c'è. Oh, c'è un diamante, ci sono. Oh, una bella spada in in ferro con sharpness, Mi sa che mi conviene a questo punto non farmi l'armatura in diamante, cosa che sto pensando di fare, perché tanto non serve, perché effettivamente abbiamo una super spada che leva molto di più. A questo punto farei tipo con un paio di diamanti, se riusciamo a trovarli, qualcosa di meglio. Lì sotto non so se c'era qualcosa che poteva proteggermi, più che altro avrei preso del cibo, sarebbe stato utile. E facciamo attenzione anche a questo ponte sospeso, che sembra essere un po' troppo pericolante, pericoloso in sostanza. Ah, acqua, ok, grazie per l'acqua. Ehi, aspetta, ok. Allora, facciamo attenzione, ragazzi, possiamo arrivare dall'altra parte. Porca merda, perché prendo sempre i buchi? Ok, nuova partita. Speriamo vivamente che non moriamo in questa partita, perché in realtà non posso trovare altri buchi. Cioè, mi sembra giusto che non ce ne siano altri, o almeno spero. E oh, arco e frecce, va bene. Già iniziamo già abbastanza bene. E mi conviene prendere questa roba, ragazzi. Voi direte, perché la prendi, Ulisse? Perché questo è cibo. Cibo perché? Perché se faccio così, bam, abbiamo dei panini che sinceramente almeno ci danno un po' di HP. Anche se vabbè, abbiamo i polli, effettivamente, che possono anche aiutare un pochetto. Vediamo un po', questa è la nostra Wand, va bene, un bel piccone di diamante sarebbe anche figo. Oh merda, stupido tizio, gli ha buttato una freccia infuocata, tipo, cioè una freccia più che altro, per uccidermi. E io ho sia l'arco normale, sia quello tipo un po' più OP, quindi va bene. Ok, vediamo un attimo se ci sono altri Lucky Block, non sembra. Abbiamo un blocco di gold che può essere utile, quindi direi prendiamo quello e andiamo a buon punto, sinceramente. Ok, quel tipo sta abbastanza fermo lì. Ok, possiamo sfruttare la situazione a nostro vantaggio, sinceramente. Non so se potremo arrivare da lui, perché lui ha quella esplosiva, come avete notato. Quindi diciamo che da un certo punto di vista potremmo morire subito, se tipo proviamo a ucciderlo in qualche modo. E mi sa che ci conviene fare così per il momento. Ok. E non vedo cobblestone, quindi niente cobblestone a nostro vantaggio. Però possiamo comunque farci un piccone per recuperare un po' di oggettini. Allora, vediamo un po', facciamo così. Ok. E ci prendiamo un piccone di legno. Perché faccio un piccone di legno? Perché posso fare in questa maniera. Oddio, ok, in questa maniera. E farmi un piccone di cobblestone anche. Piano. Ok, non c'è nient'altro. Bene. Ok, cobblestone fatta. Ok. E credo che non posso comunque rompere questo qua, vero?
E infatti non posso romperlo, cioè in realtà potrei anche romperlo, però comunque facciamocelo comunque un piccone più potente del normale. Forse qui dentro ci sarà qualcosa, cioè può darsi, ho visto che c'era un buco, quindi non so se c'è un blocco di Lucky Block ancora dentro. No, non credo, ok, però qualche blocco lo posso prendere comunque per riuscire ad arrivare da quel tipo. E devo farmi del cibo anche, mi sembra ovvia come cosa, aspettate che prendo questi cosi, ok. Allora, cibo, veloce, veloce, prima di morire in modo abbastanza brutto e... non so, brutto e basta. Ok, aspettate che adesso lo picchio. Ok, ragazzi, quasi morto. Ok, bom. Ok, a posto. È stata una battaglia abbastanza interessante, ma io sopravvivo sempre perché sono troppo OP. Ok. Allora, lì c'era un tipo che sta arrivando a noi, presumo. Allora, facciamo in questo modo. Così, ok, e due Ender Pearl, ciò. Va bene. Potrei puntare ad andare in quella zona, tipo dove c'è quella key block, perfetto. E ovviamente devo puntare a farmi comunque qualche blocco, tipo qua. E io ovviamente ho anche una cosa che gli altri non hanno, ovvero del cibo. Acqua, ok, acqua, va bene, non è male l'acqua, sempre aiuta, aiuto, aiuto, aiuto. Oh, enchanting table, peccato che non ho l'esperienza, porca merda, vabbè, poteva essere un po' più figa come cosa. Questo? Dei blocchi, va bene, va bene. Potrei colpire quel tipo e farlo cadere. Ok, è caduto, no, merda, non è caduto. Vabbè, ho ancora 6 frecce, non, va bene così, va bene. Ok, aspettate che scendo un attimo e rompo qualche blocco. Vediamo un po', qualcosa di interessante, tipo un piccone in diamante, va bene. Che in sostanza è anche più forte del nostro ascio, forse più o meno uguale. E adesso mi sono un attimo perso perché devo comunque risalire. Allora, vediamo un attimo di rompere qualcosa. Dammi una spada, dammi una spada in diamante. Magari, no, Oh, no, mi ha dato una spada un po' più figa rispetto al normale, va bene. E però non ho armature, quindi questo ci un po' rallenta dalla nostra battaglia. Ok, però recuperiamo qualche altro blocco. Lì c'è qualcuno. Sapete che potrei puntare ad andare da lui, ok, e ucciderlo in qualche modo. Merda, 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 merda. Merda, ok. Opla. Ok, allora in qualche modo sono riuscito a sfruttare il fatto che lui stesse FK. Cioè, più che altro non AFK, ma stai fermo lì per ucciderlo. Ok, è stato buono. Ho un altro lightning e ho un'armatura decente. No, non ce l'ho perché lui non aveva niente. Però ho un'altra ender pearl ancora da sfruttare. Soprattutto un casino di frecce. Porca vacca, che cos'era quello? Era Frecciomane Man proprio. Una guant tipo di supporto sarebbe stato utile, tipo, che ne so, quella per recuperare HP. Però mi sa che non ce l'abbiamo, quindi ci accontentiamo. Ok, allora. Abbiamo ancora 7 player da sconfiggere, va bene. Cobblestone, perché altro è stone questa. E non vedo nessuno a questo lato, perfetto. Questa qui. Ossidiana a caso, va bene. Che esce abbastanza spesso perché non si sa bene il motivo. E non vedo altri in realtà. Potrei andare da quella zona però dopo magari. Prima puntiamo a farci, che ne so. Possiamo puntare a farci l'arco più forte. Ah, però mi sembra la pislazzola, è vero. 1.8, maledizione, non ricordo mai che tipo siamo i lapislazzoli. L'unica cosa orrendamente inutile nella 1.8, anche se vabbè, sì, da un punto di vista ti aiuta un po', però è inutile, cioè tipo nei minigame. Polly, va bene. E a questo punto direi che possiamo puntare o uccidere quel tipo che sta lì, che comunque potrebbe avere un'armatura migliore della mia. O porca merda, sono un po' ritardato. Grande Ulisse, cadi ancora. Ragazzi, direi che per questa partita potrebbe essere anche tutto. Mi sa che abbiamo davvero un pessimo senso del gioco, almeno per questi Lucky Island. Un po' che non gioco su queste speciali isole dove potrei morire un momento all'altro se butto un Ender Pearl sbagliato o se cadono nei buchi. Ci vediamo nella prossima puntata, come sempre vi lascio un bel like. Fatemi sapere nei commenti se vorreste vedere altre partite su questo server e su questa modalità. Ciao ragazzi, ci vediamo nel prossimo video. Da Ulisse è tutto, ciao ciao.